agnolotti, grigliata, gonfiabili, cavalli, concerto serale, fuochi d'artificio. Ben ritrovati con la nostra informazione. Inquinata ma non avvelenata la falda del polo chimico di Spinetta, si legge nelle motivazioni della sentenza depositata a Palazzo di Giustizia. A dicembre in Corte d'Assise furono condannati 4 di 8 dirigenti di oggi e del passato di Ausimont e Solvay. Sentiamo Emma Camagna. La falda del polo chimico di Spinetta è stata sì inquinata ma non avvelenata e non si è trattato di un evento doloso ma colposo. Si deve parlare di disastro, di un fatto di grandi proporzioni che ha danneggiato e danneggia l'incolumità pubblica. Emerge dalle motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Assise di Alessandria a dicembre ha condannato a 2 anni e mezzo ciascuno 4 dirigenti di Montedison Solvay, ne ha assolti 3 applicando la prescrizione per l'ottavo. Le motivazioni sono compendiate in 349 pagine scritte da Sandra Casucci, presidente della Corte, che fra la fine del 2012 e il dicembre 2015 ha processato gli 8 manager. Impossibile al momento entrare nel dettaglio del corposo documento, deve essere analizzato e lo farà anche il PM Riccardo Ghio in vista di un eventuale ricorso in appello. La sentenza all'atto della lettura dopo oltre 50 udienze era stata definita in vari modi: deludente, soddisfacente, pene troppo lievi, condanne inaccettabili. Anche le parti civili e i difensori ovviamente devono ora leggere le motivazioni in vista dell'appello che comunque ci sarà per i condannati. Sono Luigi Guaracino, già direttore dello stabilimento a Spinetta, prima per conto di Ausimont e poi di Solvay, Giorgio Conti, responsabile settore ambiente in entrambe le gestioni, Salvatore Boncoraglio con lo stesso ruolo in epoca Ausimont, Giorgio Carimatti con uguali funzioni per conto di Solvay. La prescrizione scattata per Giulio Tommasi, referente ambiente sotto Ausimont, assolti gli amministratori Carlo Cogliati, Bernard de la Chicca e Pierre-Jacques Jory. Scene da film horror ieri pomeriggio nell'alloggio di un quartiere di Asti, dove la volante della questura si è trovata davanti un uomo di 80 anni con in mano un coltello da cucina con una lama di quasi 40 centimetri che stava tentando di colpire l'anziana coniuge e le due figlie. I poliziotti hanno rischiato di essere feriti, ma alla fine sono riusciti a disarmare l'uomo che nel frattempo aveva appiccato un fuoco e aperto le manopole del gas per far esplodere l'alloggio. Da una prima ricostruzione sembra che il pensionato, per futili motivi, abbia dapprima colpito la moglie alla schiena con un bastone e che poi si sia scagliato contro le due figlie a corse in aiuto della madre. L'ottantenne, in precarie condizioni di salute, è stato portato in ospedale e il PM ne ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la struttura dove è stato ricoverato. E sta facendo discutere non poco ad Alessandria il post pubblicato su Facebook da Hamed Osman, mediatore culturale, che sul proprio profilo, riferendosi alla morte del leghista Gianluca Buonanno, ha scritto: «Si può dire, finalmente è morto quello giusto». La sezione provinciale della Lega Nord ha scritto una nota nella quale chiede ad autorità e amministrazioni di interrompere ogni possibile rapporto di collaborazione con Osman. È sconcertante, si legge nel comunicato, che questo post venga fatto da un uomo che nel nome della democrazia, della libertà e dell'integrazione si propone come elemento di mediazione tra le varie etnie presenti sul territorio comunale. La Lega Nord ha chiesto anche al sindaco Rita Rossa e al Partito Democratico di prendere pubblicamente le distanze e di condannare la posizione assunta da una consigliera comunale di maggioranza che ha espresso gradimento al post incriminato. Osman questa mattina ha pubblicato un altro post nel quale si scusa per quanto dichiarato sulla morte di Buonanno.
Voltiamo pagina, si è svolta ieri sera nella storica caserma Scapaccino di Alessandria, la presenza di molte autorità e del comandante generale del Piemonte e della Valle d'Aosta, Gino Micale, la cerimonia della festa dell'Arma dei Carabinieri, che quest'anno ha compiuto 202 anni di fondazione. Quest'anno ha avuto un rituale diverso dal solito. A rendere gli onori di casa, il colonnello Enrico Scandone, figlio del capitano Giuliano Scandone, già comandante della Compagnia Carabinieri di Alessandria nel 1977, premiato l'anno dopo nella stessa caserma, oggi comandata dal figlio, per aver assicurato alla giustizia i banditi della sanguinosa rapina avvenuta a Valenza. Vediamo il servizio. I carabinieri del comando provinciale di Alessandria hanno festeggiato i 202 anni della fondazione dell'arma con un copione diverso dal solito. I reparti speciali e lo schieramento in alta uniforme hanno varcato a passo di marcia il portone della storica caserma Scapaccino di Piazza Vittorio Veneto ed hanno reso gli onori militari al comandante generale dei carabinieri del Piemonte e della Valle d'Aosta Gino Micale e al comandante provinciale Enrico Scandone. La celebrazione, dopo la sfilata dei laberi, è proseguita con l'alza bandiera accompagnata dall'inno di Mameli suonato dal corpo musicale Romualdo Marenco di Novi Ligure. La formazione militare, i gonfaloni ed i laberi si sono inchinati mentre il tricolore ha raggiunto il punto più alto del pennone. Momento di emozione, l'omaggio ai caduti dell'arma. Ai piedi della lapide che ricorda i morti per causa di servizio, il prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri, il generale Micale, il colonnello Scandone ed il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri della provincia hanno deposto una corona di alloro in onore a quanti hanno perso la vita nella lotta a terrorismo e criminalità organizzata. Con il loro sacrificio, ha detto il comandante dei carabinieri della provincia di Alessandria, traiamo stimoli per il nostro impegno futuro. Con questo spirito, tutti i carabinieri d'Italia vogliono dedicare questa cerimonia al maresciallo capo Silvio Mirarchi, ucciso pochi giorni fa in un conflitto a fuoco con una banda di trafficanti di droga. Prima di concludere il suo intervento, il colonnello Scandone ha evidenziato l'impegno dei carabinieri della provincia di Alessandria, che ha consentito di scoprire 3.500 reati, di trarre in arresto 420 persone e di denunciarne in stato di libertà oltre 3.000. Alla fine della cerimonia, il prefetto Romilda Tafuri, il generale Gino Micale, il sindaco di Alessandria Rita Rossa ed il procuratore capo della Repubblica Mario D'Onofrio hanno consegnato al maresciallo Cosimo Cicero della stazione di Valenza, al maresciallo Roberto Di Stefano della compagnia di Novi Ligure impegnato in Afghanistan e al maresciallo Luigi Olivieri della stazione di Arquata Scrivia gli encomi solenni del comando Legione Piemonte e Valle d'Aosta. Torniamo ora a parlare di politica. Dopo le elezioni di domenica si lavora per il ballottaggio del prossimo 19 giugno. Piero Fassino, candidato alla guida di Torino per il secondo mandato, si dice fiducioso. La città, ha dichiarato, ha dato una risposta significativa. Chiunque fosse dotato di razionalità sapeva che c'era l'1% delle possibilità di riuscire. Con 17 candidati sindaco e 38 liste era difficile vincere al primo turno. Parla invece di risultato straordinario Chiara Appendino, la candidata sindaco di Torino per il Movimento 5 Stelle. Torino è una roccaforte del PD e non andava al ballottaggio da 15 anni, ha dichiarato. Credo che il gap tra me e Piero Fassino sia colmabile. Sentiamo. Giornata ovviamente di festa. Abbiamo raggiunto un risultato che riteniamo straordinario. Questa città non va al ballottaggio da 15 anni. E quindi per noi è ovviamente davvero una grande soddisfazione e crediamo che sia il frutto di un lavoro fatto non solo da Chiara Appendino, che oggi vedete qui, ma è il frutto di un lavoro condotto in 5 anni di consiglio comunale con un gruppo forte che è cresciuto in questi anni e un gruppo che ha voluto costruire insieme ai cittadini un programma e che si propone oggi come forza di governo. Abbiamo fatto un percorso in questi 8 mesi di campagna elettorale di ascolto continuo con i cittadini e così continueremo a fare nei prossimi 15 giorni. Io spero che quello che è la nostra proposta venga apprezzata da molti cittadini. Ci rivolgiamo sia a chi non ci ha votato al primo turno, ha scelto un altro candidato sindaco, sia a chi non ha partecipato al voto. E qua c'è un altro grande tema che riguarda appunto l'astensionismo. La nostra sfida è portare le persone nuovamente a credere nell'amministrazione e quindi a votare anche al secondo turno, perché io l'ho detto in questi 5 anni, l'ho detto anche in questi mesi di campagna elettorale.
I cittadini non devono sentirsi soli, devono tornare a credere nell'amministrazione e nella politica. E la sfiducia che c'è, che deriva anche da una narrazione fatta negli ultimi anni di una città che in parte non esiste, cioè noi arriviamo da 5 anni dove il sindaco attuale ha narrato un pezzo di città dimenticando un'altra parte della città, e questo per noi ha alimentato ancora di più la sfiducia nei confronti delle istituzioni. Quindi rimetteremo al centro il tema delle povertà, della disoccupazione, delle periferie, della sicurezza, perché questi sono i temi più sentiti dalle persone, così come è emerso da questi mesi di lavoro e di ascolto continuo. Ed ora parliamo della fine dell'anno scolastico. In alcune regioni d'Italia la campanella è già suonata per l'ultima volta, mentre in Piemonte i banchi resteranno vuoti dal 9 giugno. Ma quali sono le cose che bisogna assolutamente fare l'ultimo giorno di scuola? Sentiamo. Per alcuni rappresenta solo uno stop momentaneo in vista della full immersion con gli esami di Stato, ma per la maggior parte l'ultimo giorno di scuola rappresenta una vera e propria celebrazione dell'estate, l'inizio del meritato periodo di riposo da libri e lezioni. Lezioni che in molte città d'Italia quest'anno sono state ridotte all'osso proprio in questi ultimi giorni. Parecchie aule sono state infatti adibite a sede per le votazioni amministrative e per la prova scritta del concorso per la scuola, e va da sé che tra l'allestimento e il ripristino della normalità se ne siano andate ore preziose per gli studenti. Punti di vista, considerato che ormai quel che è fatto è fatto. Chi sa di aver speso al meglio le proprie potenzialità durante tutto l'anno scolastico aspetta solo lo squillo della campanella, che in Piemonte suonerà per l'ultima volta il 9 giugno per riprendere il 12 settembre. In altre regioni come Molise e Marche è già vacanza, mentre ieri hanno chiuso i battenti le scuole emiliano-romagnole e domani lo faranno quelle abruzzesi e della provincia di Trento. Tutti gli altri aspettano l'ambito traguardo della mattina di giovedì 9 e poi ancora a scalare fino all'11 giugno in Friuli, Venezia Giulia e in Valle d'Aosta. Gli ultimissimi a lasciare le aule scolastiche il 16 dello stesso mese saranno gli alunni della provincia di Bolzano. Ma esclusi appunto gli studenti di terza media, che il 16 giugno avranno a che fare con il test Invalsi, e quelli delle superiori, che invece il prossimo 22 giugno se la vedranno con la maturità, per tutti gli altri sarà davvero festa. Cosa non perdersi allora prima dell'ultima campanella? È d'obbligo ovviamente l'abbigliamento estivo, e se, considerata la giornata di saluti, gli insegnanti permettono di non fare lezioni, il modo migliore per stare insieme è passare qualche ora all'aperto, svolgendo magari attività sportive. Chi vuole può organizzare una festa in classe, scattare foto ricordo anche un poco fuori dagli schemi e, perché no, preparare nello zaino i classici gavettoni che, puntuali, arriveranno a fine lezione a coronare la felicità di fine anno scolastico, un rito da cui neanche i professori, sono avvertiti, possono esimersi. Partono sempre più presto e sono una sorta di pecora nera del commercio. Parliamo dei saldi di fine stagione che quest'anno per il Piemonte cominceranno il 5 luglio. Tutti i particolari nel servizio di Cathy Porceddu. Nonostante l'estate non sia praticamente nemmeno ancora iniziata, già si parla di saldi di fine stagione. È stato infatti pubblicato il calendario con tutte le date suddivise per regioni. Al Piemonte toccherà il 5 luglio insieme a Veneto e Toscana. Le prime ad avviare i saldi estivi il 2 luglio saranno Friuli, Venezia Giulia e Liguria. Il 6 toccherà Lombardia e Sardegna e il 7 a tutte le altre regioni italiane. Come sempre, ad affiancare le date, sono onnipresenti i soliti vademecum antisorprese, che partono da una corretta lettura del cartellino della merce esposta, il quale dovrà essere corredato di prezzo originario, prezzo scontato e percentuale di sconto applicata. I prodotti in saldo devono avere una locazione diversa da quelli a prezzo pieno, e se acquistiamo un capo difettoso ricordiamoci che abbiamo 60 giorni di tempo per riportarlo indietro. Sarà il commerciante, sulla base di una garanzia di 2 anni per il venduto, a decidere se farlo riparare, sostituirlo o ridarci quanto abbiamo speso. I saldi estivi, che iniziano sempre più presto, non sono ovviamente visti di buon occhio dai commercianti, che devono fare i conti con una stagione ancora in pieno svolgimento e soprattutto con quello che sta diventando un vero e proprio mostro da combattere, vale a dire l'e-commerce, la vendita su internet, i cui fatturati, soprattutto per i siti più noti,
vanno a pari passo con quelli di colossi come Microsoft e Apple. Online si può comprare di tutto, i prezzi vantaggiosi si trovano 365 giorni l'anno, con una scelta incomparabile anche a quella del megastore più assortito. Unici punti a sfavore il fatto che la merce la si può solo vedere e non toccare, che bisogna attendere almeno un giorno, quando va bene, per poterla ricevere a casa e che non c'è nessun sito che dia indicazione, nel caso si tratti di abbigliamento, della vestibilità di un capo. Ma una cosa è certa, in un momento in totale evoluzione anche il commercio deve seguire le nuove regole di concorrenza e di cambiamento, ricercare, così come avviene soprattutto nelle grandi città, il particolare che faccia la differenza e sperare che nel marasma di negozi attaccati gli uni agli altri, il cliente venga catturato proprio da quel particolare che il più delle volte rappresenta il quinto strato di panna di una necessità che fa solo rima con il superfluo. Si è concluso presso i locali di Porto Idee di via Verona ad Alessandria, con la premiazione dei lavori prescelti, il concorso hashtag gioco pulito, dedicato al problema della dipendenza da gioco d'azzardo. È stato un percorso che per quasi due anni ha coinvolto l'assessorato alla coesione sociale e la commissione consigliare per la cultura della legalità del comune di Alessandria, ma anche Libera, il servizio dipendenze dell'ASLAL, decine di insegnanti e un centinaio di studenti delle scuole superiori di Alessandria e provincia, prima con i corsi di formazione ai docenti, poi con il lavoro degli studenti per preparare un'immagine o un video sul tema del concorso. Vincitori per la categoria video sono stati quattro ragazze e ragazzi dell'Istituto Cellini di Valenza e per la categoria immagini altre quattro ragazze dell'Istituto Nervi Fermi di Alessandria. La cittadina di Acqui Terme pensa in grande e propone un ricco calendario di iniziative per la stagione estiva. Tre minuti con Maurizio Silvestri. Allora Fabrizio, siamo di nuovo qua da Acqui Terme. Signor Sindaco. Signor Sindaco, oggi si parla di iniziative particolari e speciali qui ad Acqui Terme. Tutto un'estate insieme al pubblico, insieme al turismo. Già l'anno scorso abbiamo presentato proprio la carta, quest'anno lo faremo, delle manifestazioni. Lo scorso anno erano 214, quest'anno guarderemo di farne di più. Dal concertino in Piazza Italia alle manifestazioni più grandi, l'antologica di pittura. Lo scorso anno abbiamo avuto Picasso, quest'anno avremo un nome almeno pari, perché parliamo di Salvatore Dalì, quindi è una cosa, poi tra l'altro sarà con grafica, ceramica, oli, sarà la manifestazione clou, ci sarà poi la 49esima edizione del premio Acqua Storia, che ormai a livello europeo è diventato un cult, avremo poi Acqua in palcoscenico, Loredana Furno come direttrice artistica, abbiamo ancora da sapere, però è quasi sicuro, i mondiali juniores di scacchi. Lo scorso anno abbiamo avuto quelli signores. Ha avuto un grande successo. Grandissimo successo, proprio c'erano 56 paesi. Guardiamo un pochettino di toccare un po' tutte le zone della città, di toccare un pochettino tutte le argomentazioni, perché saranno culturali, quindi musica, letteratura, saranno poi commerciali, ci sarà una cosa fantastica sul formaggio, per esempio, sempre lo slot per il cioccolato, ci saranno delle cose veramente importanti. Sì, bisogna cercare di coinvolgere sia i giovani che tutte le età. Giusto? Assolutamente, e noi lo diciamo fortemente perché siamo stufi, stanchi di questi tagli che ci impone il governo da gli ultimi due o tre anni, e noi abbiamo applicato la tassa di soggiorno, grazie a quella riusciamo a dare qualcosa. Acqui è cittadina turistica, Acqui merita davvero di avere queste iniziative, anche queste qua davvero più grandi di quanto pensate. Ecco, un piccolo esempio, avevamo fatto Ugo Nespolo come esposizione di quadri, mostra antologica di pittura, e avevamo speso 44.000 euro, di cui 18.400 a carico del comune e dell'altro piccole sponsorizzazioni. Scorso anno con Picasso abbiamo superato i 200.000 euro, ma il comune ne ha messi soltanto 8.200, perché sono state di più le sponsorizzazioni, 60.000 euro gli incassi. Quindi se pensi in grande, chiaramente con un po' di se pensi in grande, probabilmente può
puoi avere delle soddisfazioni maggiori. Quest'anno Salvatore Dalì sarà sicuramente una bella cosa. Beh, la cosa bella è vedere che quello che voi prendete li investite, e quella è la cosa importante. Assolutamente, ci sarà magari qualche buco in più in strada, però almeno riusciamo però a fare le cose ben fatte. Signor Sindaco, io mi complimento sempre con voi, mentre invece con voi vi do appuntamento ai prossimi 3 minuti, e sappiate che Acqui da questo momento è tutta per voi, soprattutto rivolta al turismo. Grazie. Grazie a voi, ci vediamo. Siamo alla pagina sportiva, tra poco daremo spazio al calcio e al torneo studentesco dedicato a Marco Balostro, il ragazzo che ha perso la vita durante un recente e tragico incidente stradale. Ce ne parlerà tra poco nel suo resoconto Enrico Maria, subito dopo le previsioni del tempo e la consueta rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.